prof, cosa vuoi fare stasera? Quello che facciamo tutte le sere, mignolo. Tentare di conquistare il mondo. I crimini tennero in schiavitù per 20 anni, finché Stacare non mi liberò. Mi aveva offerto un posto con i Ravagers. L'unica cosa che dovevo fare era aderire al codice. Ma io ero giovane. E avido. E stupido. Come te quando hai rubato le batterie. Quello è stato più Drax. Io, Stacar e gli altri capitani. Non eravamo tanto diversi da te e dai tuoi amici. L'unica famiglia che abbia mai avuto. Ma ho infranto il codice. Mi hanno bandito. È quello che merito. Lascia perdere, Shakespeare. Forse tu te lo meriti, ma io no. Dobbiamo andarcene via. Io mi intendo di impianti di sicurezza di casino più di qualsiasi altro al mondo che ho inventati io. E non c'è verso, sono insuperabili. Ci sono telecamere, ci sono sorveglianti, ci sono cancelli, ci sono timer, ci sono cavo. Hanno tanto di quel personale armato da occupare Parigi. Ok, ho sbagliato esempio. Nessuno ci ha mai provato. Nessuno ci ha mai provato. Ci hanno provato. Qualcuno ci è anche andato vicino. Al mio risveglio stamattina ho udito lo strano rumore. Al mio risveglio stamattina ho udito lo strano rumore. Sapete che cos'era? Era uno scampo nel nido di migliaia di anime perdute. E sto parlando delle anime di donne e di uomini che sono dipartiti da questa vita. Dove sono? Questi sono gli anni in cui un ragazzo cambia e si trasforma nell'uomo che sarà per il resto della sua vita. Ma devi stare attento a quello che diventi. Quel ragazzo, Flash Thompson, probabilmente si meritava quello che è successo. Ma il fatto che tu sia in grado di batterlo non ti dà il diritto di farlo. Ricorda sempre, da un grande potere derivano grandi responsabilità. Ci dispiace disturbarlo nella sua graziosa dimora. Speriamo di non importunarla. Io sono Reginaldo Stout e questa è mia moglie Camilla. È un estremo piacere. Cerchiamo Stewart? Sì. Ah, siete amici suoi? Beh, non proprio. Colleghi velisti? Acqua, acqua. Reginaldo, vedi la posta. Siamo i suoi genitori! Beh, ci abbiamo provato. Ehi ragazzi, sono qui! Sono anni che lo indosso sotto la giacca e la cravatta! Attenti lì sotto! Ehi Camilla, ma dove vai? Mi hai fatto perdere l'equilibrio, non vedo! Oh! Apollo 13! Cittadini della Terra, il grande Gozzo è tornato! Io prometto di non tenere più in mano uno sturo a lavandini! Correte! Correte! Via di qui, correte! Correte! Via, via, correte! Più veloce! Come è finito il tuo onore, spidolato? Tu sei la vergogna di tutti noi! Non ti meriti assolutamente niente! Non sopportavi l'idea che Buzz ti rubasse il tuo posticino al sole, vero? Non volevi ammettere che Buzz potesse essere il nuovo giocattolo preferito da Andy, e così l'hai eliminato. Cosa faresti se Andy cominciasse a giocare più spesso con me, eh? Butteresti giù dalla finestra anche me? Allora, pesce da Nelson e le ostre. D'accordo. E non possiamo mandarlo a morire. Darla arriverà fra 5 giorni. E allora noi cosa faremo? Ve lo dico io che cosa faremo. Lo porteremo via da questo posto. Lo aiuteremo a scappare. Scappare? Davvero? Scapperemo tutti. Branchia, per favore, finiscila con i piani d'evasione. Scusa, ma il fatto è che non funzionano mai. E perché questo sarebbe diverso? Perché ora abbiamo lui. Beh, è stato stupendo. Ce la siamo spassata, sono stanco morto. Sì, anch'io dovrei. Santo cielo, ma che succede là dentro? Aurora boreale. Eh? Aurora boreale. In questo periodo dell'anno, a quest'ora del giorno, in questa zona del paese, localizzato interamente dentro la sua cucina? Sì. Posso vederlo? No. Benvenuta, allora. Ti presento il master di Fairy Tail, il signor Makarov. Oh!
Ditemi un po', vi sembra il modo di comportarvi? Guardate il consiglio quante lettere mi ha mandato, e non solo lodi, sono tutte lamentele nei vostri confronti. È così difficile per voi discutere tranquillamente e comportarvi da persone civili? Beh, ad ogni modo... ecco cosa me ne faccio delle loro lamentele! Ascoltatemi! La magia è una forza che va al di là della ragione, ma al tempo stesso nasce dalla ragione! Non è una forza soprannaturale, è lo spirito che è dentro di noi che si pone in armonia con gli spiriti che vivono negli elementi fondamentali della natura, permettendo la loro incarnazione. Per questo motivo, oltre che i poteri, occorre possedere un'enorme forza di volontà e una grandissima capacità di concentrazione. Ciò che vi guida la magia. La magia vi guarda dall'alto e vi fa andare avanti! Non abbiate paura di quei sorti del consiglio e proseguite per la vostra strada. E questa è l'unica vera grande magia di Fairy Tail!